Con il consigliere Polastri, scoperta sulla valorizzazione dei nuraghi di Monte Urpino a Cagliari, protocollo 33337 del 31 gennaio 2022. È la 35, prego, consigliere Polastri. Sì, grazie Presidente, grazie anche all'assessora De Ida che potrà certamente rispondere a quella che è un'interrogazione che riguarda la possibile identità della nostra isola e della nostra storica città di Cagliari legata ad una scoperta o presunta tale di un sito nuragico, secondo il professor Giovanni Ugas, archeologo, ed un altro archeologo, Nicola Dessì, sulla collina di Monte Urpino. Una notizia che è stata diffusa dalla stampa il 30 gennaio di quest'anno e che ha attirato sul luogo, sulla parte alta per l'appunto del Colle di Monte Urpino, tanti curiosi ricercatori e ci si interroga ancora sulla possibile autenticità di questo ritrovamento ascrivibile all'età cosiddetta nuragica. Naturalmente chi potrà dare delle risposte in tutto ciò sono i professionisti, ma soprattutto le istituzioni, quindi la cosiddetta soprintendenza, in questo caso archeologica, che potrà indubbiamente rispondere a quanto è stato asserito dalle cronache in questi giorni. Quindi questa interrogazione, consapevoli dell'interesse del nostro, penso, Consiglio Comunale, ma soprattutto dell'interesse della nostra giunta, della sensibilità anche del nostro sindaco Paolo Truzzu, è volta a comprendere se ci siano stati dei pronunciamenti verso il nostro comune da parte della soprintendenza per l'appunto archeologica e le possibili ipotesi, per farla molto breve, di sviluppo e di valorizzazione di questo sito. Grazie. Grazie, consigliere Polastri. Vi pregherei di silenziare i telefoni e quant'altro. Con la sua deida, prego, può rispondere al Polastri. Grazie Presidente, ringrazio anche il consigliere Polastri, Sardegna Forte. In riferimento però alla vicenda del presunto ritrovamento del nuraghe sul colle di Monte Urpino, segnaliamo che lo scorso autunno, in occasione della richiesta di parere di competenza per la realizzazione del posto di avvistamento di avifauna da realizzarsi proprio in corrispondenza del presunto affioramento, la SABAP ha escluso la presenza di elementi di interesse archeologico. Vero è che se gli illustri archeologi citati dalla stampa sono entrati in possesso di elementi rilevanti ad oggi non conosciuti, sarebbe opportuno portarli scientificamente alla conoscenza, prima di tutto, degli enti di tutela, i quali sono per legge i soggetti eletti per tutte le operazioni di tutela, studio e protezione del patrimonio archeologico. Pertanto sono certa che la SABAP, appena riuscirà a raccogliere elementi, ad effettuare dei sopralluoghi, come anche come oggi ho riportato appunto un articolo sull'Unione Sarda, e visto il rapporto di grande collaborazione tra il nostro assessorato ma anche con gli altri assessorati, non mancherà di fornirci delle immediate informazioni. Grazie. Grazie, signora Gabriella De Ita. Consigliere Polastri, con molta velocità, un minuto, la ringrazierei. Prego, può replicare. Certo, Presidente, la ringrazio, non mi ritengo purtroppo soddisfatto dalle risposte fornite quest'oggi e lo dico con grande rammarico, poiché temo che questo sito, nell'ambito di una sua valorizzazione, ricevendo degli apporti antropici, la presenza di persone, sia a rischio ed in contrasto anche col codice dei beni culturali, quindi il cosiddetto codice Urbani. Auspicherei che noi tutti potremmo farci portavoce di una possibile campagna di scavo, perché se non fosse un nuraghe, indubbiamente un sito meritevole di tutela anche con spirito sardista, inteso come identità della nostra terra. Grazie. Grazie a lei.